Lettore di Vivi Mazzara, buonasera e benvenuti a questo primo appuntamento del 2021. Vi avevamo detto che ritornavamo dalla sede centrale di Vivi Mazzara, dalla nostra redazione, dagli studi. E noi iniziamo questo anno di interviste su Vivi Mazzara con il qui presente Francesco Foggia. Ciao Francesco. Buonasera e grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere essere a Vivi Mazzara. Grazie, noi ne approfittiamo di averti a Mazzara perché so che tu a breve partirai nuovamente perché parte della tua vita professionalmente la svolgi e si sviluppa a Parma nel mondo scolastico. È chiaro che ne abbiamo approfittato, insomma, prima che tu ti mettessi in partenza di averti qui con noi e fare un incontro cordiale a 360 gradi. Innanzitutto vedo che stai bene. Per me è sempre un piacere, come ho detto poco fa. Sì, per adesso conduco una vita lavorativa a Parma, ma come sempre non mollo mai l'attenzione verso la nostra meravigliosa città, di cui io sono comunque pazzamente innamorato, ma l'ho sempre dimostrato durante il mio percorso politico e non perché continuo comunque a fare delle cose più o meno importanti, per me importantissimi, soprattutto nel mondo del sociale, perché sono iniziative che ho portato avanti nel corso degli anni e che comunque, a prescindere dal fatto che, non ho, che ad oggi non abbia un ruolo politico, questo non significa che una persona non si può adoperare per la propria collettività, per questa splendida comunità. Francesco, tu non fai parte più del mondo istituzionale, però dentro di te non sei stato mai fermo. Cioè, adesso questa legislatura del sindaco Quincci sta arrivando a quasi 2 anni di attività, e tu non sei stato mai fermo. Qualche giorno fa ci è arrivato un comunicato stampa, ma la cosa particolare del comunicato non era il contenuto che aveva la sua importanza, ma la foto che c'era allegata, cioè il logo della Forza dei Fatti, che è stato il simbolo che racchiude un gruppo di tante persone che era una lista che doveva essere di supporto alle scorse amministrative. La storia la sappiamo tutti, non andò bene. Ma questa riproposizione del logo della Forza dei Fatti, che significato ha mediaticamente? Cioè, che messaggio avete voluto mandare tu e il tuo gruppo? Diciamo che c'è ancora un gruppo abbastanza solido che è sempre pronto ad attenzionare le problematiche della nostra città. Diciamo che c'è stato un gruppo che, nonostante i tradimenti che abbiamo subito durante la campagna elettorale, perché si sono fondate tutto su notizie e non mai su carte o su documenti, perché la verità ad oggi dice questa, come sappiamo, non voglio neanche tornare a questi argomenti perché lasciano il tempo che trovano. Di certo ne ho pagato io in prima persona le conseguenze e tutto quel meraviglioso gruppo che proprio qui avevamo citato uno per uno queste persone. E queste persone non se la sono data per vinta e ancora tuttora credono in questo meraviglioso progetto chiamato la Forza dei Fatti, perché forse siamo stati e siamo ancora quella forza, un movimento politico socio-culturale che ha dimostrato veramente con i fatti di saperli fare, ma non a parole, perché a parlare siamo tutti bravi. Noi, durante il nostro percorso, come voi avete spesso documentato con la vostra testata giornalistica, siamo stati sempre promotori di diverse iniziative con eccellenti risultati, perché ci abbiamo messo sempre il cuore, e parlo del mondo della disabilità, nel mondo della cultura, degli eventi. Diciamo che questo è più un fatto umano che politico Perfetto. comunque. Però la politica deve anche attenzionare le zone disagiate, un esempio, chi vive sicuramente peggio di un altro. È giusto attenzionare, perché io ho sempre detto, caro Enzo, Spiego. che è bello il centro, è bello stare nel centro, ma io voglio guardare il centro dalle periferie. E si vedono le differenze sociali che ci sono. Vivere in piazza Mocarta o vivere nella piazza di Via Potenza o a Borgata Costiera non è la stessa cosa. Io ho quella visione, io da lì guardo il centro. Detto questo, la Forza dei Fatti c'è, continua ed è sempre una grande realtà. Anzi, oltre ad esserci dei diversi professionisti attorno a questo movimento,
ci sono, si arricchisce sempre di più di intelligenze del nostro territorio. Siamo sempre un gruppo unito nell'intento di dare risposte alla nostra comunità. Lo facciamo anche senza ruolo politico. Io ho sempre detto che a me non serve, ormai ho un'esperienza tale che non mi serve ad oggi quel ruolo politico per fare quello che ho fatto negli anni passati. Di certo non c'ho quel potere di spronare un'amministrazione comunale, ma con il mondo social ci riesco, a volte ci riesco, a volte no. Non sono presente in quegli scanni del consiglio comunale o nell'amministrazione comunale, però quando posso ho il mio seguito, c'è la città che ascolto e che comunque ha ben compreso il messaggio di Francesco Foggia, e posso dire che alla fine quello che conta è la nostra presenza nel territorio su fatti importanti. Guarda, caro Enzo, Piero, e caro Piero. Piero, Sì. scusami Piero, caro Piero, a volte siamo pure anche critici, ma non siamo prevenuti, perché quando c'è un'iniziativa lodevole noi facciamo anche un plauso. È normale che vigiliamo su quanto sta facendo anche questa amministrazione comunale. E non ne parlo neanche male, perché non mi interessa parlare male di nessuno. Ho detto che siamo nel periodo natalizio, dobbiamo essere tutti buoni. Nonostante i torti che ho ricevuto, non ce l'ho con nessuno. Ci sono persone di sopra di noi che sanno come ci dobbiamo muovere, e poi dico io sentenzio, non ne do nessuno. Dicevo l'altro giorno, ci sono state delle persone già condannate su delle querele che ho fatto io. E io da persona seria e Non professionale lo hai reso non l'ho pubblico, reso pubblico, certo. nonostante il mio avvocato ha detto facciamo qualche articolo, io ho detto siccome sono cose che io condanno, non mi permetto di mettere queste persone, anche perché queste persone hanno un nome, hanno un cognome, ma hanno anche dei figli, hanno una famiglia. Se un genitore ha sbagliato, io spero che questi genitori che abbiano sbagliato la prossima volta non si comportano più come hanno fatto, solo da lezioni di vita. E a me è bastato questo, le sentenze quello che contano sono. Detto questo, devo dire che la Forza dei Fatti è una bellissima realtà. Siamo una grande famiglia di persone per bene, di ragazzi e ragazze che hanno voglia. Di certo ci stiamo guardando intorno, perché comunque gli anni passano. La legislatura siamo quasi a metà dell'opera, arrivano le regionali ed è normale che la nostra forza, che è un movimento socio-politico-culturale, darà anche sul campo il suo contributo. Un attimo, io volevo arrivare proprio qua, nel senso che in merito alle prossime regionali che saranno intorno a, insomma, fra 2 anni circa, voi siete affacciati, insomma, alla finestra. State guardando un po' quello che sta accadendo, perché so che vi hanno già corteggiato delle forze politiche, e che tu col tuo gruppo state un attimo in campana. Allora, Piero, scusami Piero, ti stavo dicendo, Francesco Foggia è difficile, è una persona che si lascia poco corteggiare, perché io vivo molto di simpatia, di rapporti umani a pelle, quindi ci devo vedere chiaro su delle scelte che vanno fatte. Una cosa è certa, io farò delle scelte in funzione all'interesse del nostro territorio, che sia chiaro. Negli anni passati ho sempre portato dei risultati importanti a candidati, diciamo, nel mondo regionale, però adesso come adesso voglio fare altri tipi di valutazione in funzione anche delle prossime amministrative, perché è vero che ci saranno fra un anno e mezzo le regionali, ma è pure vero che fra 2 anni e mezzo ci saranno poi le amministrative. Quindi con il nostro gruppo in questi giorni stiamo parlando, stiamo valutando, l'altro giorno siamo stati in televisione anche con l'assessore Mimmo Turano, e abbiamo dialogato in questo periodo, ho dialogato anche con altre forze politiche. Evidentemente c'è un'attenzione verso di noi, perché noi comunque rappresentiamo quell'anima pulita. Non dico che gli altri hanno un'anima sporca, questo non lo dirò mai, che sia chiaro. Però noi abbiamo persone professioniste che di una genuinità e di una voglia di fare per la nostra città, che comunque è attenzionata dalla politica che conta, che sia chiaro. Faremo una scelta, faremo anche una scelta di campo, faremo una scelta importante per il nostro territorio. E c'è qualcuno anzi che insiste per candidare Francesco Foggia alle regionali, ma Francesco Foggia lo esclude a priori, non è l'obiettivo, perché io non devo creare danni a questa città, che sia chiaro, perché se c'è un'opportunità che un deputato mazzarese
possa essere eletto, che ben venga, perché oggi come oggi, Piero, non siamo stati mai rappresentati con tutte queste figure, ministri, assessori, deputati, dico a chi più ne ha più ne metta, parlamentari, ma Zara ad oggi dovrebbe volare per i ruoli che ci sono. Dobbiamo dare tempo naturalmente all'onorevole Toni Scilla, a cui vanno gli auguri che si è appena insediato da poco, ma di conseguenza noi siamo coperti a qualsiasi livello, però questa città non è più come 3 anni fa, come 4 anni fa. Questo è il mio pensiero, ma perché io lo tocco con le mani, perché comunque io la vivo la città, vivo un po', come dico io, lo stato sociale di questo territorio. E dico che sicuramente, ma sarà stata anche la colpa del Covid, io adesso non lo so, che dobbiamo cambiare anche lo stile di vita, ma di certo, anche se c'è stato questo problema della pandemia, molte cose non si possono nascondere attraverso questo tipo di problema. Io dico che la nostra città è un territorio importante. Noto che per adesso si sta lavorando di nuovo per portare quella bradella Mazzara Pantelleria, si stanno muovendo un po' tutti, io ho fatto anche un'intervista l'altro giorno in merito, tra l'altro, dalla delibera che hanno fatto, hanno valorizzato quello che dicevo io 9 anni fa, quando ero presidente di commissione, che la tratta Mazzara Pantelleria rispetto alla tratta Mazzara Trapani era minore come tempi e c'era un risparmio di carburante. Loro si sono fatte anche forte di queste motivazioni e stanno portando questo a Mazara, e per noi è un grande beneficio. Il plauso va a chi si sta interessando veramente, quindi al governo regionale. Di certo noi prendiamo atto anche di questi grandi risultati, perché a me piace la politica del fare. L'ospedale di Mazara del Vallo ne è un esempio delle lotte che ho portato avanti. Certo, io devo dire una cosa, Enzo, però in questo consiglio comunale, ci sono consiglieri comunali, forse perché c'era la mia presenza, si spronavano e lottavano. Adesso vedo un consiglio comunale spento. Gli stessi consiglieri comunali che lottavano magari a fianco a me per raggiungere degli obiettivi, adesso sono pure silenti. C'è un appagamento totale. Ed è un male per l'amministrazione comunale, perché quando si trova un consiglio comunale che non sprona un'amministrazione comunale, di certo si fanno brutte figure. Questo è il mio pensiero, perché il consiglio comunale è un organo propositivo e di controllo. E ad oggi devo dire che non tutti i consiglieri eletti rappresentano questa importante figura o applicano questo importante ruolo. Non serve solo il consigliere comunale dentro il consiglio comunale per votare sì o votare no. Serve per spronare tutti gli assessori di questa amministrazione, sindaco compreso. Quindi non, le colpe non le do tutte all'amministrazione comunale, le do soprattutto al consiglio comunale. Francesco Foggia, facendo una riflessione in questo tuo periodo di pausa, in questi 2 anni, no? Ma secondo te la figura politica di Francesco Foggia si è sentita a Mazara? Allora, non lo dovrei dire io sicuramente questa risposta, sono cittadine perché comunque io sono una persona abbastanza presente nei social e in tanti nei commenti lo dicono, ma sono convinto che anche l'amministrazione stessa sa che manca una figura come Francesco Foggia, ma non perché io sono una persona abbastanza umile, Enzo, io meriti non me ne prendo. Certo, Borgata Costiera non è più quella di 3-4 anni fa, per 10 anni è stato il fiore all'occhiello della nostra città. Tutti anzi dicevano: perché Borgata Costiera e non Mazara? Certo, il quartiere della Via Potenza, quelle periferie, Piazzale Europa e altre periferie della città, Mazara 2, non sono attenzionate più come prima. I propositi ci sono i fatti che mancano, per questo noi ci chiamiamo la forza dei fatti, perché noi facevamo i fatti laddove c'era veramente bisogno. Io non so, sarà la città a dire se Foggia manca oppure no, ma non lo dirà adesso. Lo dirà fra 3 anni. Fra 3 anni, quando andremo alle urne, si vedrà se il movimento Foggia, come sta crescendo, avrà la fiducia che si merita oppure no. Di certo Francesco Foggia ha la coscienza a posto con la sua città. Di certo Francesco Foggia ha l'onestà intellettuale di riproporsi, perché ad oggi è stato solamente tradito e mai battuto. Tradito dalle menzogne, dalle tragedie. E lo dico sempre, me ne assumo sempre le responsabilità e i fatti mi danno ragione. E attenzione, io non mi devo vendicare con nessuno, perché io voglio bene anche ai miei nemici. Io ci cammino pure a braccetto, perché la mia vita mi ha portato, la mia esperienza di vita nella salute soprattutto, per quello che ho passato, mi ha portato a sapere, dico io, perdonare a chi mi ha fatto del male.
E a chi ha fatto del male, io auguro sempre un grande in bocca al lupo, a qualsiasi livello, non parlo solo nel mondo della politica. Io so chi è Francesco Foggia perché sono consapevole dei miei mezzi, l'ho sempre dimostrato e ho messo sempre la faccia in tutto. E continuerò sempre a mettere la faccia per questa città, pur con critiche, perché ho sempre detto che nella politica o nella vita, come noi, come quando voi fate anche gli eventi, quando si fanno gli eventi si è o criticati, oppure Certo. applauditi. Dico io, la critica serve per farci crescere. Chi non fa niente non sarà mai criticato. Io preferisco essere criticato, vuol dire che ho fatto qualche cosa, che sia chiaro. Ma la stessa cosa lo fate anche voi nel mondo del vostro lavoro. Le critiche ci stanno e bisogna anche accettarle, servono a migliorarsi. L'importante è che non sono critiche prevenute. Quella è un'altra cosa, o critiche per invidia o per gelosia, e la gelosia e l'invidia non sono sentimenti che fanno parte della mia vita. Io sono sempre per il fare, che sia chiaro, e sono sempre per chiarire, perché questa città non ha bisogno di odio, ha bisogno di amore. Questa città non ha bisogno di menzogne, ha bisogno di persone serie e leali. Io ho sempre deciso di stare nella parte della legalità e della lealtà. C'è un filo sottile tra la legalità e l'illegalità. Io ho sentito di stare dalla parte della legalità e dico sempre a chi ricopre ruoli politici dentro il Consiglio Comunale, da parlamentare, una volta eletti, non dimenticate le promesse, i propositivi che avevate durante la campagna elettorale, perché poi comunque fra qualche anno si presenteranno di nuovo le elezioni e avrete delle difficoltà. A volte scherzo e dico a Borgata Costiera prima o per altre zone della città, durante le campagne elettorali ci andavano le persone a promettere, spostiamo la fontana, montiamo la fontana dei Trevi, dico faccio un esempio, il Sì, Colosseo lo sì, sì. portiamo qua. Queste cose non si fanno, bisogna essere coerenti e dire le cose reali che si possono comunque garantire e più che altro fare. Io ho detto sempre, a me piace la politica del fare, delle cose concrete, dalle piccole alle grandi cose. E dico che oggi secondo me questo tipo di ruolo manca. Ma non sarò io a dirlo, saranno poi i cittadini a manifestarlo nei prossimi anni con la matita. Io non devo promettere niente a nessuno. Francesco Foggia lo conosce la città, lo conosce per la sua caparbietà. Ho lottato tanto, Enzo, nel mondo della disabilità. Ad oggi ci sono molte, diciamo, padri, madri di famiglia che lavorano nelle scuole. L'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'assistente igienico personale, che servono ai ragazzi con disabilità gravi nelle scuole, sono figure che ha fatto riconoscere Francesco Foggia, che è stato da stimolo all'amministrazione passata. E sfido chiunque a smentirmi, perché sono le carte che parlano. L'ospedale di Mazzara del Vallo è arrivato a questo punto, al primo livello, non perché c'era un momento che la politica mazzarese era piegata al potere di Trapani. E io ho detto no, io ho reagito contro il PD, contro Gucciardi, contro tutti. E adesso l'ospedale è di primo livello e devo ringraziare l'allora assessore Massimo Russo, le mie lotte e le lotte dei mazzaresi, di tutti i comitati che sono scesi in piazza, che hanno fatto i cortei, perché abbiamo raggiunto un grande traguardo, perché ci volevano togliere la radioterapia invece allocata là, ma per le battaglie che abbiamo fatto, perché abbiamo ottenuto l'attenzione alta. E poi diamo anche meriti a chi ha lavorato alla regione in questi anni per mandarlo di primo livello, che so, Razza, Scilla, tutte queste persone che hanno dato sicuramente un contributo importante. Ma noi come Amministrazione Cristiana abbiamo fatto un grande lavoro durante il nostro percorso. Si è aperta la superelevata, si è messo in funzione il depuratore, e abbiamo un ospedale che è fiore all'occhiello, c'è stata una spiaggia in città comunque che tutti ci hanno invidiato. Lavori se ne sono fatti, un centro storico che adesso è in uno stato di abbandono e mi dispiace perché comunque abbiamo investito tanto e voi che fate eventi sapete cosa significa avere quel centro storico che era un fiore all'occhiello anche per il Brusiland, quante persone andavano, che voi siete parte integrante, un'anima di quel Brusiland, quante persone venivano e ammiravano il nostro centro storico. Adesso vedo mattonelle per terra, giare rotte e questo significa quasi uno sfregio per sotto quello che si è fatto. Invece secondo me il sindaco doveva continuare su questa linea e magari migliorarsi. Lì va fatto, non cercando di denigrare quello che è stato fatto nella versione passata. Cristaldi, quando è stato eletto, non è che ha denigrato il
Poi diciamo, con i suoi programmi anche Però è pur elettorali. vero che ogni sindaco che va in lista, Francesco, sai che c'è il proprio programma elettorale che Giusto. viene letto, seguito e poi votato dai cittadini, per cui vuol dire che i cittadini di Mazara hanno approvato questo progetto di Salvatore Quinci. Il progetto non c'era scritto che demolivano il centro storico, se no i cittadini non avrebbero mai votato. Il progetto c'era che dovevano fare il terzo ponte, che dovevano fare altre cose importanti con la condotta idrica, eccetera, eccetera. Ma non c'era scritto nel programma elettorale del sindaco che dovevano distruggere il centro storico. Quale cittadino avrebbe votato mai un programma del genere? Che sia chiaro. Questa è quasi una ripicca, però va bene, è una scelta. Io non l'avrei mai fatto. Io avrei continuato anzi a migliorarlo, il centro storico. L'avrei reso ancora più vivibile, anche con altre tipologie. Mica ho detto per forza con le ceramiche, anche con altro, è giusto o no? Però dico io, va bene così, con l'illuminazione pubblica, non so, tante altre cose. Io dico naturalmente non ce l'ho con nessuno, ho detto io, saranno sempre gli elettori a capire quello che si fa. Di certo noi vigileremo sempre. Noi abbiamo un gruppo di persone esperte nel mondo della sanità, dentro il gruppo Forze dei Fatti, e abbiamo persone commercialiste, abbiamo avvocati. Abbiamo professionisti, professori, geometri, tecnici, tutta gente che comunque ognuno ha le proprie mansioni e che devo dire che sono sempre vigili e che mi servono anche da sprono, perché io nonostante spesso sono a Parma, spesso faccio degli interventi perché guardo sempre, guardo voi, guardo un po' tutte le testate giornalistiche e seguo, seguo, seguo. E io spero che questa città adesso va a rilento, deve iniziare di nuovo a correre. Deve correre con una sana politica, deve correre con una politica che conta con la P maiuscola, perché si è perso, secondo me, quello smalto di dibattito politico che c'era. Vedo una cosa quasi tra luce e vino, ci dico io, invece non è così. Serve lo scontro, sempre nel rispetto delle regole, serve il confronto, ma tutto ciò nell'interesse di migliorare questa favolosa città. Francesco, sento che in te parli col cuore, si vede, no? Si vede, parli col cuore. Sento che in te manca la politica frequentata. E a chi non manca? Si fa politica anche mentre stiamo parlando tutti e due, giusto o no? Mi piace anche la politica di piazza, agorà, mi piace questo tipo, questo mondo di politica, del contatto umano. Io, la politica è la mia passione, è la mia vita e non ho mai accettato come mi hanno trattato. Questo sicuramente è successo a me, che sono una persona che ha le spalle larghe e che sa affrontare tutto nella vita, non si è mai piegata a niente. Perché provengo da una famiglia umile, mia mamma mi ha dato dei principi importanti di vita. Sono cresciuto senza padre, quindi non ho avuto mai la figura di padre, di colonna portante nella mia famiglia. Ma mia madre ha avuto gli attributi di crescere cinque meravigliosi figli. Io sono il figlio più grande e so cosa significa vivere nelle difficoltà. Non mi è stato mai regalato niente nella vita, anche nel mondo dello sport. Ho fatto calcio, mi sono formato lì, col mio carattere, mi sono forgiato lì, però devo anche dire che la vita mi ha messo spesso a dura prova, però ne sono sempre uscito vincente, forse per la mia caparbietà, per la mia onestà, per il mio modo di fare, per il mio modo di essere. E devo dire che fondamentalmente questi sono i veri valori che mi ha dato mia madre. Quello di essere sempre un ragazzo per bene e rispettoso anche per quelle persone che sono più grandi di te. Io non ci sono persone che sono più grandi di me che do del tu. Io do a tutti del lei. Che siano persone che escono con me o frequentano o sono persone che vedo in maniera quotidiana, io do sempre del lei, ho rispetto. E anche se loro mi dicono che dammi del tu, io non lo farò mai. È un segno di rispetto che sono valori di famiglia che oggi si sono un po' persi. Nei ragazzi di oggi, se noi vediamo in giro, sono quei valori importanti che ti fanno crescere e ti fanno capire cos'è il rispetto verso l'altra persona. Lo stesso rispetto che non ho ricevuto io, forse perché qualche gente era convinta di escludere Francesco Foggia in modo sbagliato. Difficile. Francesco, scusa, oggi come oggi, il Francesco Foggia di oggi, cosa alla luce dei fatti, visto che parliamo della forza dei fatti, no? Alla luce dei fatti che avvolgono la città di Mazara a livello istituzionale e politico, chiaro, massima comprensione per
per l'improvviso arrivo del Covid che ha costretto anche le amministrazioni comunali, ma non solo, ma anche il governo, tutti, a fare delle frenate sul lavoro di espletamento di alcuni progetti. Insomma, è un anno che si ha a che fare con il Covid, ripeto, non solo l'amministrazione comunale, ma anche regionale, il governo, insomma, per questa pandemia mondiale. Ma oggi cosa ti piacerebbe fare? Spogliati dal ruolo di semplice cittadino, no? Quel Ciccio Foggia che ama sempre impegnarsi, confrontarsi con la gente, cosa che fa spesso e sempre, o è stato politico o non politico. Ma cosa ti piacerebbe fare oggi? L'assessore, il consigliere comunale, il sindaco? E allora E cosa potrebbe cambiare in città? Dammi una risposta bella secca. io il ruolo che io sono non è, non posso dare una risposta secca perché comunque hai fatto una risposta abbastanza, hai fatto una domanda abbastanza mirata, molto articolata, secca, sarei presuntuoso nel rispondere. La mia umiltà mi dice che ho ancora tanto da fare per questa città e non ti dirò mai il ruolo che voglio ricoprire. Saranno i cittadini a farmi capire dove vogliono Francesco Foggia. Io non sono così presuntuoso da dire voglio fare il sindaco o il presidente della Repubblica. I ruoli io me li sono sempre conquistati sul campo. Il rispetto me lo sono sempre conquistato con la matita, senza le false promesse e senza le promesse di bottega. Quindi saranno i cittadini a farmi capire dove vogliono Francesco Foggia e in base a quello che mi chiedono, Francesco Foggia sicuramente da leader di questo movimento, ma non sono solo io il leader di questo movimento, l'ho creato vero con i fatti, ma insieme a tutto questo gruppo che sta crescendo di giorno dopo giorno, perché noi continuiamo a essere vigili, decideremo come partecipare alle prossime tornate elettorali. Una cosa è sia chiara, alle regionali non mi presenterò. Perché mi arrivano E chiamate a questa già destra. è una notizia, perché nonostante le richieste che Ciccio Foggia ha avuto, qui conferma Vivi Mazzara che non scenderà in campo nelle elezioni regionali, ma state tranquilli che io sono convinto che lui si sta preparando la campagna elettorale per il prossimo consiglio comunale di Mazzara, le prossime amministrative. Questo è fuori dubbio, lì ti do la conferma, noi stiamo lavorando come gruppo per le amministrative, ma prima ci sono le regionali e alle regionali vogliamo vincere. È chiaro, ma allora questo è un messaggio che da questa redazione stiamo mandando a chi ti sta seguendo. È un messaggio, non sappiamo quale forza politica tu appoggerai o meno. Sappiamo una cosa sola, che la forza dei fatti è tutta unita e che farà una scelta. Ora, visto che a Mazara ci sono parecchi candidati, almeno si presume che ci siano parecchi candidati alle regionali, uno è stato già ufficializzato in videoconferenza a Vivi Mazara. Ed è Marino, ed è Pietro Marino che si candida. Ci sono altri nomi, io sono convinto che anche lo stesso Sergio Tancredi scenderà ancora in campo, probabilmente. Si fanno tanti nomi in città, no? È chiaro che voi preferireste, secondo me, appoggiare un Mazzarese. Allora, sicuramente stiamo valutando questo perché io ho detto infatti, questa volta voterò in funzione delle prossime amministrative e io sarò quasi sicuramente, sto valutando se ci sono persone che ci possono rappresentare e comunque far prevalere il nostro sentimento per le prossime tornate elettorali. Per fare questo dobbiamo vincere e noi non voteremo il meno peggio, voteremo il migliore. Per scelta nostra, perché questa città deve tornare a vivere. Cioè, però la Questo. vostra decisione sarà per un'azione di governo che potrà andare a governare la Sicilia, per cui ci rifletterete bene perché vorrete salire sicuramente sul carro del vincitore fin da subito. Allora, non lo voglio chiamare proprio come carro di vincitore, io voglio parlare di progetto, perché noi non siamo quei Però classici. sappiamo che il progetto politico bello, per quanto può essere, a volte è vincente, a volte è perdente, no? Sicuramente, però tutto nasce dalla prima comunque tornata elettorale che sarà fra un anno e mezzo, poi lì ci si organizza per le amministrative. Le amministrative saranno figlie anche delle regionali, ma anche delle nazionali, perché in base ai governi che ci sono nazionali e poi regionali, poi si possono fare delle scelte ad ampio raggio per
per Mazara del Vallo. Noi ci stiamo guardando intorno, attenzione, stiamo valutando e stiamo parlando con chiunque, senza avere problemi del passato, del Infatti, presente. volevo arrivare lì perché la Non... forza dei fatti non ha detto mai di essere un colore politico, ma è un gruppo di persone, di liberi cittadini che cercano di difendere il Noi territorio. dentro questo gruppo abbiamo persone che hanno militato nel PSI, nel centrodestra e tutto. E poi Però, voi non guarderete il colore. no, nel momento in cui ci sarà una scelta di campo, saremo pronti ad appoggiare un partito, perché serve il partito per essere eletti, ci vuole la percentuale. Un partito faremo gli uomini di partito, che sia chiaro, perché ci tengo a precisare, sarà fatta una scelta di campo importante nell'interesse del territorio e ci metteremo anche lì la faccia e spiegheremo quali sono le motivazioni che ci hanno portato a questa scelta. Ma tutti uniti, perché noi democraticamente decidiamo tutti insieme, ci vediamo. Io in questi giorni sto incontrando tutto il mio gruppo, a 2, a 3, e ho libero mandato di fare delle scelte, ma sempre condivise con loro, che sia chiaro. Non è che la mattina Foggia si alza e decide, non faccio questo di politica, non l'ho fatta mai nel corso degli anni, perché forse sono cresciuto e ho acquisito la stima e il rispetto in città, perché io ho fatto sempre così. Ho sempre coinvolto tutti nelle scelte e ho cercato sempre di avere un parere ad unanime dei presenti, sempre così ho fatto, anche quando avevamo scelto Salvatore Quinci sindaco, per farti capire, che siamo stati forse prima ad aderire in quel progetto e poi l'abbiamo riempito di contenuti, perché alla fine poi quella triade che aveva riempito contenuti era stata Foggia, Billardello, Gangitano. Senza questi tre non sarebbe stato sicuramente sindaco Quinci, che sia chiaro. E io mi ricordo i primi approcci che c'erano col sottoscritto, che non me ne voglio prendere merito, attenzione, ma sono stato da sprono per questa triade. Poi ho avuto i miei trattamenti, ma non è questo il problema. Io auguro sempre un grande lavoro a Salvatore Quinci e a tutta l'amministrazione comunale. Ma detto questo, sulle regionali la forza dei fatti c'è e darà il suo grande contributo in maniera compatta e seria, spiegando per filo e per segno quali saranno le scelte per questa città, ma lo facciamo per questo territorio, perché l'ho detto, deve tornare a vivere, ho detto no, deve tornare a volare, ma serve una politica costruttiva. Sicuramente appena la Forza dei Fatti farà una scelta, arriveranno comunicate a bizzeffe, perché poi ci sono gli scontenti, no? Degli avversari politici, perché la città sicuramente comprenderà qual è stata la nostra scelta. I politici, per paura, sicuramente, dico, faranno. Metteranno in giro, come sanno fare, la politica dello screditare, no? E queste non sono le mie armi. Io tutto quello che diranno lo farò scivolare senza problemi, perché Francesco Foggia ero 10 anni fa, Francesco Foggia sono oggi e Francesco Foggia sarò domani, con una pedina penale pulita, che sia chiaro per tutti, perché se oggi sono qui a parlare è perché mi sento una persona onesta e leale nel rispetto delle regole e dei Ma tu hai grandi mostrato valori. anche la fedina penale pubblicamente sui social, l'ha visto tutto il mondo, Ciccio. Io ho postato non solo quello, ho postato anche il mio contratto di lavoro, non per fare capire perché lavoro, perché uno che lavora nella scuola sicuramente non ha cariche pendenti, non ha problemi penali, perché uno che ha una virgola di penale non può entrare nel mondo della scuola. Questa è stata la dimostrazione alla città, perché le cose private me le tengo per me, ma siccome ci sono sempre persone che per giustificare qualcosa sono pronti a buttare una persona come carne da macello, e io dico, non è la mia politica, il mio modo di fare. Io vivo, come dico io, di rispetto, e come rispetto voglio essere rispettato. E a tutte quelle persone che sono convinte di essere padroni o di essere esemplare nell'onestà, dico prima guardatevi dentro, perché molte persone oggi come oggi a Mazara hanno delle indagini in corso, hanno ricevuto degli avvisi di garanzia, eppure si trovano a ricoprire dei ruoli in città, non so, amministrativi, in consiglio comunale, eccetera, eccetera. E lì Enzo, non per cosa, per Piero, rispetto, Piero, scusami, questa Piero, sera mi chiamo Enzo Enzo perché parlo con mio perché. fratello, e sei come mio fratello, mio fratello si chiama Enzo. Esatto. E dicevo Bravo, Piero, mio fratello che si chiama Enzo, ci sentiamo 10 Sì. volte al giorno, a cui saluto che è a Parma, che voglio tanto bene. E dicevo, Piero, devi anche comprendere che su Francesco Foglia è stato adottato un codice etico, io dico farlocco,
perché il codice etico, se lo fai, lo deve rispettare sui fatti importanti, che sia chiaro. Se ci sono delle indagini o degli avvisi di garanzia, bisogna prendere dei provvedimenti seri. Sul nulla non è corretto. Ma detto questo, capisco che quando poi si vince si dimentica tutto, va tutto nel dimenticatoio, ma io non mi dimentico mai, non mi dimentico. E quelle parole sono la mia forza. Io da quell'episodio negativo ne sto traendo dei vantaggi importanti. Sono diventato padre di una figlia Ma meravigliosa. infatti poi volevo concludere così, però mi Dico io, anticipavo. di una figlia meravigliosa, quindi vuol dire che devo andare così la mia vita politica, ma non finisce qui, perché veramente ho sempre entusiasmo, sorrido, ho voglia di fare, ho una città che mi risponde, che ha un cuore importante. Ho detto in questo periodo di Natale, nell'iniziativa che abbiamo fatto noi, un Natale per tutti, che non è un Natale per tutti nato adesso, è 11 anni che noi lo facciamo, Enzo. Ogni anno è in modo diverso, ma lo facciamo. Quest'anno l'abbiamo fatto nel rispetto delle normative Covid. Infatti. Abbiamo fatto anche l'albero vivente, sia in via Potenza che a Borgata Costiera, con il distanziamento, mettendo tutti a 1,20 m di distanza. Abbiamo calcolato tutto perché. Diciamolo, a scopo umano e non politico, Ma Ciccio. quello. Ma Sottolineiamo, noi. qui l'ambiguità della figura di Francesco Foggia non si mette in discussione. Parliamo di aspetti sociali che, come sta dimostrando, anche senza avere un ruolo istituzionale e politico, Francesco Foggia sta facendo le sue azioni sul sociale. E ti dirò di più, ho trovato quest'anno una città, in un momento di Covid, ancora più disponibile nel donare. E li ho ringraziati uno per uno, ma il messaggio che quest'anno è passato, che i bambini hanno donato per altri bambini, è stato qualcosa di bello veramente, che, a cui ringrazio tutte quelle famiglie, a quei bambini, a quelle attività commerciali, a tutte quelle persone che hanno collaborato, con tutto quel mondo del volontariato insieme a me, per regalare questi grandi sorrisi e questi momenti di felicità. Ma l'abbiamo fatto senza scopo di lucro, perché soldi no, non ce n'era da mettersi in tasca. Anzi, ci abbiamo rimesso, ma l'abbiamo fatto perché noi ci siamo arricchiti quest'anno. Ci siamo arricchiti di altre persone che trovano difficoltà, che adesso sono amici nostri. Io dico sempre che i bambini non votano. Quindi quando la gente parla, noi abbiamo fatto le cose sempre con il cuore, no? A noi i bambini comunque, chi ci dà le liste sono le chiese, le associazioni, l'Avvenimento Uniti, l'Unione Nazionale Carabinieri, l'Orchidea. Noi chiamiamo solo quanti bambini ci sono, chi sono, come si E quello è chiamano. un pianeta a parte. Noi abbiamo avuto modo come gruppo Campisti di stare a contatto con questo pianeta del sociale, è davvero un mondo a parte dove bisognerebbe starci un po' dentro per capire molte cose. Ecco perché il tuo e quello del tuo gruppo è un gesto davvero che loda la tua persona e di tutti gli amici. Qui la politica non c'entra niente e nemmeno bisogna scherzare con le cose serie. Questa è la cosa più importante e ci Enzo, tengo a dirlo. Piero, scusami, sempre Enzo, Piero, scusami. No, no, mi Noi ci sono abituato. abbiamo dimostrato di fare tutte queste iniziative lo scorso anno, quando non avevo un ruolo politico, e anche quest'anno. Io invece sprono quei politici che rappresentano la città, fate, invece di criticare, fatelo anche voi, unitevi. Non ci sono voti da dividere. C'è solo un sentimento comune, che è quello dell'amore per questa città, che ci accomuna tutti. Noi siamo sempre aperti a tutti. Non abbiamo ideologie da rispettare. Qui c'è solo da rispettare quelle fasce deboli della nostra collettività, che voi toccate con mano da diversi anni e che io tocco prima di essere consigliere comunale, dopo di essere anche vicepresidente del Consiglio Comunale, e continuo ancora a toccare. Ma io il volontariato non lo faccio solo nella città di Mazzate del Vallo, lo faccio anche in altre situazioni, lo faccio anche negli ospedali, ma perché c'ho un mio percorso di vita negli ospedali, che non sto qui a spiegarlo. Ma di certo, quando io vado in quelle periferie, che vivono, come posso dire, ghettizzate, e mi presento io con tutte quelle persone, che regaliamo sorrisi e vediamo la felicità anche dei genitori, noi abbiamo raggiunto quell'obiettivo, quello dell'inclusione sociale, quello dell'integrazione, perché è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo una città unita. Per noi non c'è differenza tra Bene, centro e periferia. Francesco, bene, benissimo. Io voglio chiudere, abbiamo detto un po' tutto, magari in qualche altra puntata, poi insomma,
vedremo se ci saranno delle novità a livello politico, eccetera. So che è ancora molto molto presto. Comunque abbiamo parlato con Francesco Foggia e in questi minuti che abbiamo avuto a disposizione, come uomo, anche come ex istituzione, perché tu sei stato vicepresidente del Consiglio Comunale, per cui abbiamo tracciato un po' un midi tra passato e presente e analizzato un po' il tutto. Ma fare il papà com'è? Fare il papà com'è? Piero, tu ne sai La qualche... piccola Ludovica io la vedo ogni tanto sui social, anche se ovviamente coperta, giustamente. Voglio ringraziare, fare gli auguri, scusate, a tutta la tua famiglia, in tal senso alla tua signora, ma la piccola Ludovica, insomma, la più grande gioia che hai mai avuto. Ovviamente lì non c'è politica che È la cosa tiene. più importante della mia vita. Vivo per lei, in funzione di lei. Faccio tutto per lei, la mia giornata la dedico a lei, a Ludovica. Ludovica ha cambiato gli equilibri della mia vita, perché comunque non ero padre, era un sogno e devo dire che questo sogno si è realizzato grazie all'impegno, alla volontà di mia moglie e devo dire che ho una gioia immensa, ma tu che sei genitore ne sai parlare come me. Forse non so più di me, per me la gioia immensa è che capisco, comunque sono infatti. diventato genitore a 45 anni, quindi ho la consapevolezza di essere padre. I primi mesi ancora non ci credevo, però adesso, anche perché la bambina inizia a riconoscerci, a sorridere, ho Certo. capito cosa significa avere un figlio, una figlia, che è qualcosa di veramente Arriverai alle bello. prossime politiche con l'esperienza familiare di notevole importanza e ti aiuterà Enzo, tantissimo, tu ti sai aiuterà che io tantissimo. tutti i bambini ho avuto sempre bene, lo Lo so. dimostrano tutte le iniziative. Penso che me lo meritavo, diciamo, questo dono, Certo. questo miracolo. Come spero che Un tante grande altre dono di coppie che vogliono coronare questo sogno raggiungano veramente questa grande opportunità come ho avuto io, perché sono vicino anche a quelle famiglie, a Dio. quelle Bene, bene, coppie. Francesco. Ti raccomando perché ti voglio quest'anno a missimare, Covid permettendo, perché sei stato sempre un nostro sostenitore in E passato. allora, E io ci terrei quest'anno ad averti nel nostro ma parterre. infatti la mia presenza qui è contro le male lingue, spesso e volentieri, perché io Grazie. con la famiglia Campisi tutta non Grazie. ho mai avuto problemi, anzi, dove c'è stata allora la mia buona parola nel fare le cose, l'ho sempre messa, perché io sono sempre, ho detto sempre, questa città ha bisogno Per di reagire, di vedere meritocrazia. tutto. Voi siete una realtà, la famiglia Campisi, con il vostro Missimare e non solo, con la vostra pagina Vivi Mazzara e tanto altro. Siete comunque una famiglia conosciuta e unita e questo vi fa onore. Di certo io continuerò. Tu continuerai, ma la Mazzara si deve riappropriare di quei eventi Bene, bene. perché Anche tu ci dovrai ritornare con la festa del pane, ti raccomando. Anche ritorne... perché da privati è sempre importante anche esserci noi, ci, ci se ne ritornerò sappiamo perché qualcosa. è un evento come voi avete creato Missimare, io ho creato da nulla questo meraviglioso evento che abbraccia la cultura, lo spettacolo e tanto altro. Sicuramente con la mia presenza ritornerà perché, come ho sempre detto, io non mollo mai facilmente la preda. Mi piace essere sempre lì puntiglioso e fin quanto il cuore mi batterà sempre per questa città. E noi ti ringraziamo di cuore della tua presenza questa sera. Abbiamo raccontato Francesco Foggia in questo primo appuntamento della nostra intervista qui in redazione live su Vivi Mazzara. Grazie Francesco, a te, alla tua famiglia, un saluto a tutto il gruppo della Forza dei Fatti, che se anche non scenderà in campo con questo simbolo alle regionali, il gruppo cercherà di andare a sostenere chi sarà il prescelto. Grazie Francesco, buon viaggio a Parma, ti raccomando non fare pantofolai a Parma, vai avanti sempre con i tuoi fatti, la tua vita, noi sicuramente ci sentiremo presto e magari vedremo cosa sarà cambiato in questo lasso di tempo. Io ringrazio voi per il piacevole invito, è stata una bellissima puntata molto cordiale, abbiamo discusso di varie situazioni, non farò il pantofolaio, anzi,
Ti posso garantire che appena tornerò con 5 kg in meno. Io sono fatto così. Mi pongo degli obiettivi. Da lunedì ogni giorno allenamento perché mi devo preparare per l'estate mazzarese, quindi per missimare. Grazie, grazie, grazie Francesco Foggia.